Salve a tutte care amiche ed amici, oggi ho fatto una passeggiata e sono stato al vivaio, ho registrato in totale 15-16 minuti, però adesso li sto caricando nel computer che gli ho dato un formato bello tosto, è venuto 1,01 gigabit. Beh, sono già 2-3 ore che sta caricando, forse ci impiegherà altre 5 ore a caricare il video nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. Per 15 minuti impiegare 5 ore, però sarà in un buon formato, almeno quello. Spero che vi piaccia una mia passeggiata per il vivaio. Allora ritorno a casa, mangio e dopo pranzo vedo il telegiornale alle 4 del pomeriggio, che dura dalle 4 alle 4 e mezza, della Rai. Rai International, e mi informano di una cosa che io non conoscevo, una cosa che veramente mi stupisce. Cioè, non so quanti giorni sono di festival adesso, se sono 5 giorni. Una volta erano 5 giorni, credo. Non so se facevano un giorno alla settimana. Adesso hanno capito che si può stirare in festival e forse faranno una settimana a 5 giorni. Prima durava 5 settimane il festival, una cosa così. Perché io mi ricordavo quando lo presentava tipo Stanco, no? Che faceva la pubblicità alla Lotteria d'Italia abbinata al festival, una cosa del genere. Beh, io ho scoperto che invece già da molto tempo, non so da quanto, perché io il festival non lo seguo, fanno il pre-festival, che poi altro non sarebbe che lo stesso festival. Il pre-festival, pensa che roba. E in che si differenzia il pre-festival? Boh, tanto non lo seguirò, tanto per me è lo stesso quello che dicono al telegiornale. Forse in questa edizione si differenzierà lo stesso pre-festival perché ci sarà Beppe Grillo, o forse no, forse ci saranno tutti gli altri, Letta, Bersani, Brunetta. Dicono che Sanremo è un circo mediatico, Berlusconi, Fassino, Vendola, Alfano, forse, ecco, dovrebbe andare, come si chiama, Bersani dovrebbe andare, che c'è sempre delle aneddote, dei giochi di parole, delle rime, e hai capito. Dicono che vanno gli ospiti speciali, i VIP, e non è mica vero, a me, a Sant'Enchan, non lo hanno invitato, quindi non so di che parlano. Boh. Comunque andranno in molti, e non so. Io con questo cellulare oggi ho filmato abbastanza e adesso continuo a filmarmi. C'ha una camera di 3,2 megapixel ed è abbastanza buona, perché poi a caricare i video, se ti vengono 16 minuti e ci impieghi 5 ore in buon formato, quindi è meglio 3,2 megapixel che 13, perché voglio vedere se era una camera di 13 megapixel a full 16 minuti, caricarli quanto tempo ci metteva il cellulare, il computer. Sì, no, perché con questo cellulare non posso caricarlo direttamente dal cellulare, è un Nokia Asha 302, allora lo devo fare dal computer. Ma dargli un buon formato, 1080x1280, o no, mi sembra che sarà 1440x1000, beh, quello che ti consigliano il massimo di YouTube. Se era 13 megapixel ci metteva, con la banda larga che ho io, che è molto piccola, magari 18 ore, così ci mette 5 ore. E fra poco lo potrete trovare in onda nel mio canale Sant'Enchan, però ecco, fra 5 ore forse. Intanto faccio questo video, che non posso caricarlo adesso perché gli devo dare il formato, e poi
Vabbè, lo devo anche caricare. Però era questo, che c'è il pre-festival. Già non basta il festival di Sanremo, c'è anche il pre-festival. E per fortuna che lì che si sono fermati, perché ci sarebbe poi potuto stare un post-festival e un pre-pre-festival, perché questo del pre-festival già viene da tempo. Potevano anche fare un pre-pre-festival. Vabbè che con tutta la pubblicità che già gli stanno a fare in internet e nella Rai, il pre-pre-festival è già iniziato. Poi ci sarà un festival parallelo, tutte le ripetizioni in tutti i canali, in tutti gli orari, in internet, nelle rubriche, anteprima, in diretta, registrato, le ultime canzoni, i successi del passato, degli anni 70, 80, 90, del 2000-2010, 60-50, non so, 64esimo mi sembra, Festival di Sanremo. Quindi scaglioneranno per date, per scandali, con i paparazzi di Fellini, di Pasolini, no, è stato Fellini che li ha chiamati paparazzi, la dolce vita, gli scandali dell'epoca. E vabbè, finché c'è Sanremo ci sarà canzonetta all'italiana, e che sa già fa, si tira a campà. Ciao, saluti di nuovo a Elo Viola, Mimmo Corcione, Marco Travaglio, Massimiliano Di Venanzio, Elo Viola, Amleta, Mimmo Corcione, a tutti quelli che mi seguono, che adesso l'elenco è molto largo e io li ho nominati tutti quelli che hanno commentato i miei video in un video titolato il canale Sant'Enchan di YouTube compie un anno. Andatelo a guardare. Ciao.